Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo unboxing speciale. Dunque ragazzi, questo unboxing è diverso dal solito, infatti ho qua delle cose. A fine unboxing andremo a testarle subito in pesca per vedere come si comportano. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, superiamo 150 mi piace per questo video, per farne altri del genere, quindi lasciateli così capisco che vi piacciono, ve ne porterò ancora. Mi raccomando lasciate qua sotto i commenti su cose che vi potrebbero interessare, e dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Questo unboxing di oggi è formato da due cose. Prima abbiamo la scatola e seconda una bella custodia con una canna. Partirei con la canna, così ha già tutto più un senso. Allora, la sbusto. Dov'è la cosa? Già si può intuire qualcosa. Intanto è un monopezzo. Ah, che figata. Guarda i dettagli di carbonio. E qua già si capisce altro. È una canna da slow pitch. In particolare è la Sayaka della Seika, che è una canna da slow monopezzo da casting. Questa versione in particolare fa 60-90 grammi e è lunga 6 piedi e 6. Come vedete abbiamo un bel manico lungo, un bel calcio per poter forzare, questa è fatta anche per tirare su prede importanti. Vedete, guardate il dettaglio del carbonio, guardate che bello. Guardate anche sul manico. Bel pomello posteriore arrotondato per poterlo appoggiare al corpo senza farsi male. Distanza tra gli anelli molto corta, tra anelli e mulinello. Guardate che porta mulinello, che ghiera, che bella. Veramente figa. Ok, e questa è la canna che andremo a sbacchettare quest'oggi. Passiamo alle esche. Allora, sono esche tra i 60 e i 90 grammi. Ho fatto una selezione di due jig e adesso andiamo a prenderli. Allora, il primo che mi esce è il Soji Jig da 60 grammi, colorazione red e gold. Bel gighettino, adesso andiamo ad aprirlo. Eccolo qua. Jig da un lato praticamente piatto e dall'altra ha una protuberanza che dopo andremo a vedere in pesca come funziona. Molto compatto come forma, come vedete. E questo qua. Lo mettiamo da parte. Poi abbiamo sempre Soggy Jig da 60 grammi, colorazione argento fluo. Sempre stessa forma, con le bande fluo anche per pescare su maggiori profondità. Comunque, qua vedete che ci sono un bel po' di jig. Qui abbiamo l'altro Soji da 60 grammi, color silver, pink and blue, colore abbastanza naturale che ricorda comunque pesci azzurri, e comunque tutto quello che sta nei primi strati d'acqua. Io ho fatto questa selezione di questi tre colori per questo jig, poi ne abbiamo un altro. Primo che mi esce è lo Ziggy Jig, sempre colorazione pesce azzurro. Questo l'ho preso in due colorazioni. Vedete è affusolato, maggior parte del peso è in testa. Anche questo dopo andremo a vedere come si muove in acqua. Una bella colorazione. Poi abbiamo lo Ziggy Jig color fluo argento. Bande da entrambi i lati, bello affusolato, sembra una seppiolina, e questi sono 80 grammi, raga. Intanto il mio principale obiettivo sono la ricerca di sugarelli e sgombri, però a ottobre magari ci possiamo pensare per altri pesci più interessanti. Intanto lui è il designato. Continuiamo con l'unboxing, un altro Ziggy Jig colorazione pesce azzurro, un altro Soji Jig colorazione pesce azzurro.
Soja Jig, Balziggy, 80 grammi, Ziggy, un altro Soji e un altro Ziggy. Ok, adesso li ho montati, giusto un paio per farvi vedere come andrò a montarli. Doppio amo in testa e amo singolo in coda per entrambi, perché comunque il pesce non è grande e il jig invece sì. Questo è l'effetto che otteniamo. E direi che non perdiamo altro tempo e andiamo a provarli. Soji o Soji da 60, colorazione traslucido. Abbiamo qua delle marcature a mezz'acqua. Proviamo. Allora, da quello che mi hanno spiegato, dobbiamo fare questo movimento qua. Oggi c'è anche tanta corrente. Come terminale ho un boss del 30. Non che sia necessario così grosso per cercare questi pesci, ma un po' per rigidità, un po' per resistenza all'abrasione, se capite qualcosa di grosso. E bisogna fare questo movimento qua. Più o meno, dopo ci sono vari tipi di recuperi che si possono fare. Vediamo come cade. Vedete, cade un po' così. Ce l'ho, raga, ce l'ho. Quel Soji. Eccolo qua, sgomberello. Alleluia. Ok, ha boccato sul Soji da 60 grammi. Direi che si è comportata bene la canna. Adesso proviamo a cambiare jig. Cambiamo mettendo lo Ziggy, però color natural. Ok. Più pesante, parliamo di 80 grammi, un po' dappertutto. Preso in caduta. Interessante, è interessante, guardate che bello vedere questa cannina piegata e si può piegare fino a qua, bellissimo, dai. Cos'è? Un'orata slow pitch, ragazzi, un'orata incredibile, le sorprese dello slow pitch.